Ebbene, cos'è accaduto il 12 giugno di quest'anno? È accaduto che il sindaco è andato sfiduciato. La stessa ipotesi che poco fa aveva detto il consigliere Di Battista. Il 12 di giugno il sindaco di Lessina è stato sfiduciato. Il giorno dopo, il 13 di luglio, è iniziata la procedura di scioglimento del Consiglio. Una procedura che vede partecipi, a cominciare dalla Prefettura, tutti gli altri uffici amministrativi, perché di questo che stiamo parlando, dalla Prefettura, del Ministero, fino ad arrivare alla Presidenza del Consiglio, la cui decisione deve essere poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Ebbene, sapete quanto tempo ci ha messo il Comune di Lessina per avere la pubblicazione di scioglimento sulla Gazzetta Ufficiale? È arrivato il 14 di luglio, un mese, ci ha messo un mese. E voi pensate che in 3 giorni, 24, 25, 26, perché il 27 deve essere già pubblicato, in 3 giorni Prefettura, Ministero e Presidenza della Repubblica firmano l'atto di dimissione, l'atto di scioglimento, il decreto di scioglimento di questo comune. Ma veramente credete? Credete che tutti girino intorno, il cielo intorno al sindaco tutto? Io ho i miei dubbi. Ma volevo dire ancora un'altra cosa su questo argomento. Ripeto, io non so cosa accadrà il 27, dubito fortemente che ci sia lo scioglimento in Gazzetta Ufficiale. Ma già immagino cosa succederà se questo non dovesse accadere. Parlerete dei poteri forti che ce l'hanno con Lucera e con il vostro sindaco, così come avete fatto con la Corte dei Conti, Bari prima e di Roma poi. Beh, non è così. Ma una cosa deve essere ancora detta. Se veramente il sindaco aveva a cuore le sorti di Lucera e di questa città, beh, doveva dimettersi a giugno, un mese prima. Così aveva la certezza che si andava a votare a settembre. Invece si è dimesso un mese dopo, guadagnando, lo diciamo, guadagnando un mese di stipendio in più, e perché no? Un altro mese di campagna elettorale gratis dal palco di sindaco, dalla tribuna della stanza del sindaco. Questo è accaduto. Quindi un'ambizione cieca che non ha considerato assolutamente quelle che sono le necessità di questa città, quelli che sono i suoi problemi. Lucera ha sperimentato in questi 6 anni il governo dell'uomo forte e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Cantieri aperti e abbandonati a causa dell'ostinazione caparbia di chi ha pensato solo ai suoi interessi e alla